Are you ready? Stand by. Gli atleti italiani di tiro dinamico sportivo sono tra i più competitivi al mondo. Eppure, finora, il nostro paese non ha mai potuto ospitare gare internazionali di questa disciplina. Il motivo? È tutto in un cavillo normativo, e cioè nel divieto di introdurre nel nostro paese armi corte calibro 9x19. La norma, che vieta l'uso civile della 9 Parabellum, risale al 1975 e nel corso degli anni ha creato non pochi problemi a sportivi e collezionisti. 1902. La nuova munizione creata da Georg Luger viene presentata ad ufficiali inglesi ed americani. Successivamente, nel 1904, la Marina Imperiale tedesca adotta questa munizione come la sua cartuccia standard per arma corta. L'azienda che produce questa munizione, per la quale Georg Luger lavora, ha come motto Parabellum. Il proiettile ha il calibro di 9 mm e il bossolo è lungo 19. Nasce così e si diffonde in Europa e nel mondo il 9x19, anche noto dal nome del suo inventore, 9 Luger, o dal nome dell'azienda, o meglio dal motto dell'azienda, 9 Parabellum. Da quest'anno però il divieto è stato abolito, una vera e propria rivoluzione per il settore. È un passo molto importante che tutti quanti aspettavamo. L'Italia si aprirà al mercato collezionistico e allo sport internazionale. Il collezionista finalmente avrà accesso a pezzi rari e storici, senza doverli modificare, preservandone così l'integrità e la storia. Potremmo finalmente organizzare delle gare di arma corta dove inviteremo tiratori dall'estero e si potranno portare la loro arma e il loro equipaggiamento. La liberalizzazione del 9x19 è una grandissima opportunità per il tiro dinamico italiano, perché finalmente l'Italia potrà ospitare un evento internazionale che fino ad oggi era precluso per il divieto assoluto di importare armi e munizioni in 9x19. In tutto il mondo sparano in questo calibro e quindi l'Italia fino ad oggi non poteva ospitare una gara internazionale per questo motivo. La liberalizzazione del calibro 9x19 non è altro che l'epilogo corretto di una previsione assurda tipica italiana. Che la pistola calibro 9 Parabellum non avesse potenzialità offensive tipiche delle armi da guerra lo avevano già stabilito due sentenze della Corte di Cassazione. E infatti in Italia il calibro 9x21, che ha caratteristiche balistiche identiche al 9x19, è perfettamente legale. La differenza tecnica è estremamente semplice. Il bossolo della 9x21, come anche le cifre suggeriscono, è di 2 mm più lungo del 9x19, ma la palla è inserita più profondamente, per cui le due munizioni hanno la stessa lunghezza totale. Ci tengo a precisare che la performance e la capacità della munizione è in tutto e per tutto identica. Anche se tecnicamente non sono la stessa munizione, nella pratica è lo stesso. Il 9x19, che era considerata arma da guerra, era poi alla fine un falso mito, perché non era legata a una capacità intrinseca di questo calibro di poter recare offese, ma bensì al fatto che era un calibro adottato a livello NATO da tutti i paesi. Questa era una standardizzazione, come il 7,62, come il 5,56. Cioè il calibro 9x19 non è un calibro più pericoloso rispetto al 9x21, è identico. Quindi era un, diciamo, problema di natura formale, ma non sostanziale, che non aveva senso. Walter Giusti, segretario generale dell'Unione Italiana Tiro a Segno, ente vigilato dal Ministero della Difesa, conferma che anche nei poligoni TSN i protocolli di sicurezza non sono destinati a cambiare. Sotto il profilo della sicurezza non cambia praticamente nulla. Perché? Perché nelle nostre strutture possono essere utilizzati anche calibri superiori e anche sulla tipologia di attività che si va a compiere durante il maneggio dell'arma non cambia nulla. Le nostre strutture, ma come credo tutte le strutture in Italia, siano già ampiamente predisposte a contenere questa tipologia di munizionamento. Non c'è nessuna differenza tra un 9x21 e un 9x19 Parabellum. Insomma, si trattava di una anomalia tutta italiana, sanata in sede di conversione della legge europea 2019-2020 grazie all'ormai noto emendamento Fazzolari, votato all'unanimità da tutte le forze politiche. Grazie all'emendamento di Fratelli d'Italia decade l'illogico divieto del munizionamento 9x19 che l'Italia, unico paese al mondo, si portava avanti da 30 anni. Ho visto l'assurdità di nostri atleti ad altissimo livello, a livello europeo, a livello mondiale,
delle strutture di eccellenza che noi abbiamo in Italia, delle aziende di riferimento del tiro sportivo di primissimo piano, ma nonostante tutto questo l'Italia non poteva ospitare gare internazionali, né i nostri atleti potevano andare all'estero. Perché? Perché il calibro più diffuso al mondo, che è il 9x19 o 9 Parabellum, non poteva essere utilizzato dai civili in Italia. Non c'è un vero motivo e di conseguenza non si capisce bene un divieto che è continuato così a lungo. La novità è stata accolta con entusiasmo dagli atleti italiani specializzati nella disciplina del tiro dinamico sportivo, come il pluridecorato Mauro Di Prospero e sua figlia Lucrezia, vice campionessa italiana. Sono 30 anni da quando è nata la Federazione Tiro Dinamico Sportivo che stanno aspettando questa cosa. Quindi adesso non sembra vero, per quanto è bello. Ci siamo trovati in questi anni ad avere a frequentare a livello mondiale parecchie gare internazionali e ci siamo trovati con i nostri amici e colleghi sportivi esteri a dire: ma quando organizzate una gara in Italia che veniamo? Ma noi non abbiamo mai potuto organizzare una gara in Italia e ci abbiamo cercato di spiegarlo anche perché venire in Italia con un 9x19 era illegale fino ad oggi, perché è considerato un munizionamento da guerra. Oggi come oggi avremo la possibilità con questo nuovo emendamento di poter organizzare delle manifestazioni di altissimo livello e ospitare i più grossi campioni internazionali. Con questo cambio di normativa può aiutare tantissimo, perché noi ospitando gare internazionali come un mondiale, come un europeo, dà una visibilità enorme ai giovani che poi possono diventare campioni di domani. È una cosa molto importante e una cosa che si aspettava da una vita. Con l'abolizione delle limitazioni, gli atleti italiani potranno gareggiare ad armi pari anche fuori dai confini nazionali, come spiega il numero 1 della Federazione Italiana di Tiro Dinamico Sportivo, riconosciuta dal CONI nel 2010. Era difficile trovare munizioni o anche in alcuni paesi importare munizioni 9x21, perché era considerato all'estero un calibro non utilizzato e quindi non reperibile e non commercializzabile. E per esempio l'anno prossimo avremo i campionati del mondo in Thailandia e in Thailandia è vietato importare munizioni e ricaricarle e quindi sostanzialmente i nostri tiratori con il 9x21 avrebbero avuto, e uso il passato perché in teoria oggi potranno convertire le loro armi in 9x19 e utilizzare un munizionamento diffuso in tutto il resto del mondo. La liberalizzazione delle munizioni, che finora sono state appannaggio esclusivo di militari e forze dell'ordine, ha suscitato anche qualche polemica, ma per gli addetti ai lavori non ha senso parlare di Far West. Il controllo sulle armi in Italia avviene in maniera accuratissima, non ci sono rischi. I rischi derivano fondamentalmente dalle armi clandestine, sono quelli i rischi. E non è il 9x19 che può creare il Far West, è l'arma clandestina. Chi vuole delinquere non compra legalmente un'arma sportiva in armeria. Ha purtroppo accesso a armi da fuoco di qualunque capacità di fuoco sul mercato nero. Non c'è nessun aumento di capacità offensiva in mano ai civili grazie alla liberalizzazione di questo calibro, non è assolutamente questo. Chi per passione e per sport fa tiro sportivo sa benissimo che non può sgarare in nulla, non può fare nulla che possa a un certo punto portare alla revoca del suo porto d'armi. L'Italia quindi non fa altro che adeguarsi al mercato europeo e a beneficiarne saranno anche le aziende. Sarà un'opportunità adesso poter acquistare l'arma in calibro 9x19 con il relativo munizionamento a prezzi più concorrenziali, dato che il 9x21 era una tipologia di arma e munizionamento prodotto solo per il mercato italiano e quindi con costi di produzione nettamente superiori. L'Italia nel settore delle armi e nel settore delle munizioni è una delle nazioni che vanta la qualità migliore al mondo, per cui l'impatto di questo emendamento del senatore Fazzolari, che poi è diventato un emendamento di tutto il Parlamento perché è stato votato all'unanimità, è stato un impatto molto forte nel nostro paese e molto positivo, non solo per gli sportivi ma anche per tutti quelli che fanno produzione e che si trovavano nell'assurda condizione di essere l'unico paese al mondo in cui il calibro 9x19 era vietato.
Qualcuno teme però che la 9 Luger possa mandare in soffitta pistole e munizioni 9x21. Ecco che cosa risponde uno dei principali produttori italiani. Ci sono talmente tante pistole in Italia 9x21 che dubito che vengano, che spariscono la sera alla mattina. Il 9x21 secondo me continuerà a resistere proprio come nel mercato italiano. Continueremo a fare i componenti, quindi voglio tranquillizzare tutti i possessori di 9x21. Oltretutto diciamo che anche importatori di calibro 9x21 continueranno a farlo. Colmiamo un vulnus che c'era e colmiamo una differenza che aveva il sistema legislativo italiano rispetto a tutte le altre nazioni d'Europa. Quindi in qualche modo rendiamo il mercato europeo uniforme, prima non lo era soltanto per l'Italia.